sai che potremmo fare VIP italiane più hot? Perché noi abbiamo fatto le influencer italiane, però non abbiamo fatto le VIP. Vabbè, Annalisa ha già vinto. Allora, vediamo un po', quante so? 92 pulite. Cristina Buccini. Beh, vabbè, allora no, qui votiamo a cazzo. Fondamentalmente, se non c'è un 1v1, noi ovviamente facciamo andare avanti senza capito, senza Sabrina ragionare. Salerno, Sabrina Salerno è una cariatide. Sabrina Ferilli, ma non è che ci sia scelta, devi sempre votare. No, ma non per tutte. Poi arriverà. Allora, Simona Ventura e Paola Di Benedetto. Vabbè, Paola Di Benedetto, anche perché Simona Ventura, ragazzi, quella così... aveva fatto l'Isola dei Famosi, l'unico anno che l'ho seguito quando c'era Rocco Siffredi. Anche Paola. Arisa, senti, Paola Ferrari, Arisa, per favore. Dai, scusa, ma chi è Arisa? Eccessiva questa foto. Cortesemente, cioè, non lo so, vedi tu, che però è Paola Ferrari. Secondo me, zio, Arisa. Fategli partire lo Zano. Ma perché volete votare veramente Paola Ferrari? Ma chi è Paola Ferrari? Ma perché volevo da Arisa? Ma certo, ma da quando sei rifatta, porco ma due. Ma chi è Paola Ferrari? Cioè, sicuramente di meglio, non arriveranno mai in finale, quindi bro, questa a un certo punto è la mia idea, devo cliccare zio, e basta. Ho capito, però a parte che è brutta. Scusa. No, vabbè, ma boh, manca fa così. No, giusto, cioè non mi piace. Non è che non ti piace, non è il mio tipo di donna, perché io Arisa a due botte te le darei pure volentieri, non lo so, ragazzi, diciamolo. Arisa, forse perché l'ho conosciuta, so che tipo è completamente matta, non lo so, cioè più... Ma tu sei un disastro in questa tier list, bro. Ma tu sei un disastro, cioè, sai, Arisa è l'ultima donna nella terra, ci vai? Me lo stacco piuttosto, cioè, ma è un disastro. Sembra esagerato. Ma chi l'ha invitato? Ma mi fa volare. Vai avanti. Vado a Arisa, vado avanti subito. Ma è peggio di Atrix. Paola, tutta Paola, la vita. Paola, non so Paola. Chi sia. Però Ilaria D'Amico è stata un mio sogno erotico per molti anni. No. Mi tromberesti a donne in Gigi Buffo. Io mi tromberei pure Gigi Buffo. Paola. Vabbè, Adriana Volpe, c'ha 64 anni. Cecilia Rodriguez, Mara no, Venier. No, Mara Venier. Ma povera zia Mara. Ma sti cazzi, porco due. Dabbè. Mo, povera zia Mara. Arisa l'hai massacrata. Mara Venier, porco due, che è letteralmente una mummia. Povera. Allora, Monica, quando... Zio Monica Bellucci. Bro. Ambrangiolini, bella. Ambrangiolini, t'appartengo, io ti tengo. Ambrangiolini, bella, e te dà pure la droga pulita. Sicuro. Antonella Clerici, pure lui è un po'... Pure lui. Lui? Top scene. Beh, ecco. Miriam Leone, guarda. Sopra qualunque cosa è possibile vincitrice lei, sopra qualunque cosa possibile vincitrice Miriam, allora Virginia, Virginia Raffaele tutta la vita, Virginia. Zio, tutta la vita Virginia. Virginia ti può fare anche Belen, cioè c'è proprio anche, guarda, Virginia è non solo una bellissima donna ma è talmente simpatica che su tutto. Tutto, sì, prendi la mia vita. Ma la simpatia non conta. Dobbiamo qui siamo non materiali. Mi che allora, è molto figa, Virginia. No, è bella. A parte essere molto figa, molto ma anche figa. Se avesse una seconda, è talmente simpatica che automaticamente tu vedi una quarta. Capito? Ah. Cioè, funziona così. Virginia, sì, però vedere. Giuliana Moreira quando c'hai cose con Teo Mammucari, cioè, capito? Però all'epoca È come Mara Venier. Vabbè, no, non è come Mara Venier, è identica. Michelle Hunziker, Elisabetta Canali. No, non posso. Elisabetta. Io la Hunziker. Elisabetta. Io la Hunziker, anche perché l'ho conosciuta di persona. Ma questa, tipo, Hunziker. Questa qui 3 anni fa è una finale. Cioè, no, scusami, 10 anni fa era una finale. Quando stava con George Clooney. 10 anni fa finale questa, Elisabetta. Raga. Elisabetta. Allora, per me è la Hunziker. E l'hai conosciuta? Tanti anni fa al Festival Bar ed era molto più bella dal vivo che in televisione ed è una rarità. Canalis, Elisabetta, tanto è cazzo te ne frega, vai. Bellissima da D'Angelo. Ah, lei è quella della Formula 1. Cazzo è? È la commentatrice della Formula 1. Ecco, vedi, perché il maestro non mi ha detto l'unica cosa importante della Formula 1? Federica Masolin. L'unica cosa che non mi ha detto il maestro è la cosa più importante. Mi dice, mi parla, mi fa, dice, ma perché quello c'ha il motore così, il motore, ma che cazzo? Ma c'è questa fregna che presenta, vedila. La Jespica, Valeria Marini, dai, no, palese, no, no, cioè, dai, aspetta, Valeria Marini sai che è terrorizzata dagli accendini? Davvero? E se si ci avvicinano troppo, se squaglia tutto. Bro, ma sei un disastro! Tremendo! Ma sei un disastro! Ha ragione Vardi. Vardi chi è? Io. È vero, un po' ci prendi a Vardi. Vabbè, sì. C'ho ragione io, che ti devo dire?
Mi è piaciuta però. Ah, raga, riprendo i sub allora, appena posso. Nancy Brilli, Nancy Claudia Brilli. Ruggeri. Bella, Nancy Brilli. Brilli. Nancy Brilli è sempre stata bellissima. Che bella. Grazie, lei. Si è sposata un chirurgo. Oltre che è una super donna, e poi si è sposata, ovviamente. Un chirurgo. Se l'è portato a casa direttamente, dici. Ma chi è Claudia Ruggeri? Non ne ho idea, però sembra molto più. Credo che sia una. Var. Ma questa faceva avanti un altro, forse faceva la professoressa di avanti un altro. Ah, boh, troppe cose. Ho capito. Oh, bro, cioè va bene. Cioè, va bene, cioè accogliamo Claudia Ruggeri. Va bene. È per avanti un altro, comunque, che è Miss. Ok. Carina la De Logu. Mia madre. Alessia Marcuzzi, Matilde Toniolo. Melita Toniolo. Melita, scusa, non la conosco. No! Ho avuto Melita, ma chi è? Come? Non so chi sia. Cosa? Ma io la che maggior fa? Parte di quelle che stiamo a vedere le conoscerò che sei. Fa chi è Melita Toniolo? No, non so chi è. Mi sono tirato delle seghe io da ragazzo. Cioè, la Marcuzzi è bellissima, eh. Però la Marcuzzi per me vince su tutto perché è tipo simpaticissima. Ma basta sta simpatia, votiamo le zinne qui. Votiamo le zinne. Non votiamo, allora, lei allora ha vinto. Marica Fruscio. Oh. Raffaella Figo. Votiamo vai. Il silicone, dai. Va bene. Serena Rossi e Emma Marrone. Serena Rossi. Emma vai. È fantastica, è Serena però Rossi? Serena Rossi Serena è un'attrice. Elodie. Cioè, c'è bisogno. Simpatica? Chiunque ci. È simpatica, Elodie? Elodie. Elodie. È simpatica? Elodie, Elodie. Elodie è una dea. Raga, ma quante zinne c'ha? Perché non è che di là andiamo male, eh? Ma quante so quelle? Non lo so. Sarà una ottava facile. Pesano più di me. Sì, sì. Sì, pesano più di noi due insieme. Cioè, uno tu siamo sei la zenna sinistra, io a destra, probabilmente. Mamma! Beh, Diletta. Però in questa foto non mi piace, Diletta. Sì, in cinque. Ah, così, però. Ho capito perché Alessia Mancini, questa... carina. Elvaggia Lucarelli e Anna Falchi. Anna Falchi. Allora per principio non Anna so Falchi sia. Perché la Lucarelli allora, cioè, a parte che la Lucarelli mai. Sta sui coglioni. Però la Falchi io l'ho conosciuta sempre perché lei è una produttrice immagino. Cinematografica veramente simpatica. Oltre ad essere una delle persone più simpatiche di questa terra. Ovvio. Vi giuro. No non avete capito. Io mi sono ritrovato nell'ufficio di Anna Falchi e vi giuro. E vi parlo di 15-16 anni fa era difficilissimo parlarle e fissarla dritto perché il problema è che stava seduta dietro questa scrivania di vetro, questo micro vestito, cioè ti giuro una meraviglia perché lei è bellissima. Che cosa guardavi scusa? Di tutto, zio, io guardavo in giro. E come hai fatto a capire che fosse simpatica? Perché parlava e sentivo, però guardavo altre parti. Mi hai convinto. No, Anna Falchi, ragazzi, tutta la vita. E poi non so se hai visto Della morte e dell'amore, il film tu. No, però io mi ricordo Paparazzi. No, Della morte. Il film è di De Sica e c'è Della morte e dell'amore pure. È il primo film, credo sia il primo film dove c'è Anna Falchi e lei interpreta questo personaggio strano della morte dell'amore. È il film, è il libro da cui è tratto il personaggio di Landog. Niente, lei a un certo punto sta con le zinne di fuori, zio. È una roba. Ma io c'avevo un autografo di Anna Falchi, eh. Io c'ho una cartolina autografata con Anna. Io gli avevo scritto una mail al tempo con scritto quando ero piccolo perché mi segavo su di lei. Ecco. Gli scrissi una mail, mi puoi mandare delle tue delle foto, delle cartoline così autografate, bla bla bla. Me l'ha mandate. Ma perché è una brava persona? È una bravissima persona, però non gli ho detto mi seguo su di te. No, parla vince. Non era carino. Anna, grazie. Grazie Anna. Mi ispira proprio del sesso cattivo. Non so perché. Non ne ho idea. Ottimo. La, la maglietta di Gerry Scotti, però la enjoyo. Samantha De Grenè. Allora, Samantha De Grenè pure lei ha fatto delle televisione... No, ma sono bellissime donne. Luisa Ranieri è una bravissima attrice napoletana. Simpatica. Molto brava. Nome è una stupenda. Non lo so perché non la conosco. Però è una bellissima donna. Votata. Molto brava. Mi sai convincere, brava. È una bellissima donna. Bianca Stei, Barbara D'Urso. Vabbè, qualunque cosa tranne Barbara D'Urso. Ci sta. Però Barbara D'Urso ha grandi tette. Madonna, allora, Alba Parietti. Pamela Camassa è molto meglio. Però, zio, Alba Parietti è che adesso c'ha un'età. Alba Parietti è stata bellissima. Però è Alba Parietti. No, top. Alba Parietti è tutta la vita. Ecco. Annalisa. Top. Annalisa, sei nostra madre. Pure Gwendalina. Mamma Gwendalina Tavasti, che spettacolo. Stefania Orlando. Lorella la conosco, zio. Lorella l'ho conosciuta. Non mi convinci. Però, aspetta, non ti convincerò mai con queste due foto. Però Lorella è veramente simpatica.
L'ho conosciuta al Tomorrowland. Io sono stato al Tomorrowland. Come al Tomorrowland? Io sono stato due volte al Tomorrowland, zio. Tutte e due volte per lavoro. Ho conosciuto Lorella Cuccarini in un anno al Tomorrowland, che ero con Giovanni Vernia. Non te lo ricordi quello che faceva tipo il tizio Tamarro? E siamo noi, e siamo noi, no? Il tizio Tamarro. Stava con lui. Ero con lui. Ah, tu eri con lui? Io ero con lui per fare delle riprese. E c'era con noi in aereo, che andavamo allo stesso posto, c'era Lorella Cuccarini con i suoi figli, tutti e due i suoi figli. E io sono stato, zio, a un certo punto mi sono ritrovato al centro del main stage del Tomorrowland a ballare, a saltare con Lorella Cuccarini e Giovanni Vernia. Io vado sulla simpatia di Cristina. Questo discorso preso e buttato. No, era solo per raccontarvi l'aneddoto di Lorella Cuccarini. Giulia Calcaterra, troppo brava nello sport. Mi dispiace, ma bro, Manuela Arcuri, io non posso. Io non posso non votare Manuela Arcuri, raga. L'Arcuri è l'Arcuri. No, poi quella era la copia. Claudia Gerini, Elettra Lamborghini. Allora. Però la Gerini. Elettra. Però la Gerini te lo ricordi, Viaggi di nozze. Paola Perego, Maddalena Corvaglia. Qua Maddalena sta cominciando a diventare complicato, però. Maddalena Corvaglia. Però la Corvaglia. Non ci abbiamo. Sì. Non c'è competizione, bro. La Corvaglia, se pensi di figaggi. Noemi e Elena Santarelli. Questo è difficile. Noemi, sai cosa? Che questa è la Noemi de ora. La Santarelli. Io ho votato la Santarelli nel dubbio. Voco a destra. Chiara Iezzi. Destra. Destra tutta la vita. Sì, subito. Elena Morali, che io non conoscevo finora. Chi vabbè, cazzo è? Paola, sono molto arrabbiato perché siamo arrivati al 64esimo round e non ho visto Mara Sattei. Elena Morali, ma chi da Mara Sattei ci faccio scrivere in privato. Ambra Giulia. Melissa Satta. Ma no, ma come lo fai a non votare Melissa Satta? Ma siete rincoglioniti? Ma mi fate diventare Melissa, volgare, porco Melissa, Dio. Melissa. Dai, Melissa. Dai. Vabbè, qui non possiamo non votare Bellucci. No, Bellucci, zio, tutta la vita, cioè. Sì. Serena Rossi. Serena Rossi. Marica Frucci. No, bro, Giorgia Palmas. Sì, sì. Annalisa, bro, senza pensare. Ah, bro, qui serve un VAR oggettivo. Meraviglia. Questa è quella della pupa e il secchione. Raga, non c'è posto. Ma io li vedo, scusa. Zero follower. No, io li vedo. Ancora bloccato. Ti ha bloccato. L'hai bloccata tu. Perché? 1700 follower. Per... 1700. Perché l'ho bloccata perché io? Perché stava con Fede di Benji e Fede, forse? No, l'hai bloccata. Forse l'ho bloccata io. Ah. Perché? L'hai appena sbloccata. Che cazzo? Sì, dopo la riprofilo. Vabbè, ma perché la segui? Ma no, ma che ci faccio? Non mi piace. Matilde è bellissima. Non so chi sia, però è molto bella. Vai. Ah, Cornovaglia. La Cornovaglia. Mi hanno colpo Maddalena Cornovaglia. La Cornovaglia, bro. Cornovaglia. Matilde. Destra. Forza. Però comunque fatto zio, qua ci hanno fatto qualcosa con Photoshop, perché sennò questa ha dei problemi tu alla schiena, cioè. È una posa. Vabbè, dai, bro, dai. Matilda, dai, va bene, Giulia, dai. Giulia Calcaterra è Manuela Arcuri. Destra. Anche Manuela Arcuri tutta la vita, bro. Dai, su, dai, forza. Manuela Arcuri. Brindalina e Sonia Gray. Ma chi è? È stata conosciuta per un certo periodo come Maria Michela Mari. È una conduzione. Tanto esce, non ti preoccupare. Cecilia Rodriguez. Io sarei andata a destra, però sono Chiara Francini. Io sarei andata a destra. Tu, Titti? Destra. Ma allora, che te lamenti? No, Rosa Chemical. Rosa Chemical contro Anna Falchi. Rosa Chemical. Decidi tu, è il tuo canale, decidi. No, no, andiamo a votazione. Io su Arisa non posso parlare, sono molto sinistra. Arisa, voglio farti i complimenti per il tuo glow up negli ultimi anni. C'ha due grandi tette, rispetto per Arisa. Ah, delle tette. Certo. Però è omofobica, quindi si cazzi. Ah, davvero è omofobica? Sì. Brava. No, scusate, ogni tanto mi parte quella stronzata che butti lì. E il tempo comico funziona sempre. Poi con Rebecca esce benissimo. Sempre. Perché Rebecca mi fa sempre un commento che è quello giusto. E poi ci sono io che dico la cazzata. E quindi funziona perfettamente. Sinistra è simpatica, mi avevi detto. Ma chi è Alessia Mancini? Sempre robe vecchie di tanto tempo fa. Vabbè, a Gregoracci si mantiene fresca. Federica Masolini è per la Formula 1. Destra. Questa è Paola
tutti Paola e Chiara. Paola e Chiara. Michelle Hunziker, ragazzi. Bravo. Forever. Più bella, più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Unica come sei, immensa quanto vuoi, grazie di esistere. Raffaella Figo. Raffaella Figo, Ercanotto. Vanessa. Vanessa incontrata, Vanessa, bro. Sinistra. Vanessa. Vai, Belen, sempre. Belen, Belen. Sempre. Non ce ne frega un cazzo, vabbè, Belen. Destra. La Chiabotto e la Santelli. Questa è tosta. Questa è tosta. Io ero innamorato della Chiabotto. Ah, bro, io vado sulla Chiabotto. E qua che cazzo voto? Sinistra. Va bene, Detti. Però lei sarà di pure è molto bello. Vabbè, Elodie. Elodie sta tra le top, ragazzi. Destra. Destra. Sto discutendo per una cosa, perché io esce Caterina Balivo, che voi non conoscete, sì, ma che io conosco. Mio padre ha costruito il cancello del padre. È una bellissima donna. No, vabbè, Miriam va avanti. Miriam comunque. Sinistra, Ida Jespica, bro. Anna Tatangelo, bellissima. Luisa Ranieri. Anna Tatangelo, una fregna sempre. Quanti anni c'ha? C'ha tipo 28 anni e pare mio nonno. Ma ce n'ha 50, bro. Ma che cazzo dice? Anna Tatangelo è giovanissima. Ma che giovanissima? 36. 36, zio. C'ha 36 anni questa, pare mi nonna. E una botta sì, a tu nonna gli darei. Ah bro, ma te credo sei stata con Gigi D'Alessio, come fanno invecchiate? Te cadono i capelli, cominci a parlare napoletano. Anna, napoletana. Ah, è napoletana? Sì. Allora voto l'altro. È napoletana che anche la Ranieri. Porco, allora voto l'altro Tangi. Sinistra. Sinistra. Aspetta. No, non aspetta, no bro, no. Mi fai la lore su Cristina D'Avena, no bro. Canzoni dei bambini. Vabbè, Elettra Lamborghini, Elettra l'abbiamo fatta uscire presto nell'altro. Vabbè, Anarci. Vabbè, c'è Andrea. Destra. La Lucinotta. Ma è la Pantera Nera? Sì. Anzi, ti state zitto. Non era la Pantera Nera. È la gatta nera, l'ho detto. È perché Black Panther. Black Panther. Melita Doniolo, 3 a 2. Melita. Guarda caso la perché maschile. Vabbè, no, destra. È perché la maggioranza. Per me è sempre Miriam. Sempre tocca Miriam. Destra. Sì, destra. Sì. Alla chi match up per la satta destra. Che è stupenda. Via destra. Miriam Leo e Miriam Leotta. Destra. Sinistra. Destra. Elettra. A me sta simpatica Elettra Lamborghini. Ah, guarda, ma è rotto il chiaro. Sta simpatia. Destra. 50 ragazzi ha visto. Lui fa, dice, oh, questa è simpatica. Sta vecchia è simpatica. Ma per me è importante che una donna sia simpatica. Destra. A me Elettra sta simpatica. Ti avevo capito. Ora invece avete rotto il cazzo perché le Rodriguez. Ho votato la gatta sinistra. Okay. A Gregoracci. Non me l'ho votato l'altra perché sennò rischiavo di farmi de banna oggi. Gregoracci? Sì. Gregoracci. L'altra c'è. Grego. Destra. Matilda. Destra. Antipatica però. Antipatica però. Non ci presa a Bologna. Antipatica. Destra. La Bellucci, donna più bella d'Italia. Ti dirò di più, la Francini sa anche recitare. Ma anche la Bellucci, ma in francese. In francese, fidati, in francese sa recitare. E quindi voto la Bellucci. Destra. Hunziker. La Hunziker. Destra. Sinistra. 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 Io non guardo. Sinistra, bro. Finalmente è riuscita. Sono tutte e due. Ma adesso nel dubbio, quando sinistra. C'è sinistra. Anna ciao, Falchi. Ciao Anna. Grazie. Sei bellissima. Grazie per le seghe da giovane. Grazie per della morte e dell'amore, glielo farò vedere. Grazie Anna. Prelaziale. Destra. Sinistra. Sinistra. Destra. Tu voti destra. Madide. Oh, vabbè, tante votazioni vanno più su Federica, quindi passa Federica, ma però è, ma vabbè. Però ma avete votato, ma avete venduta meglio, eh. Ma adesso perché siete nostalgici e perché vedete la Formula destra. 1? Sinistra. Destra. Sai, io ci ho sempre avuto un debole per la Tatangelo. Sarà il carattere. Però ci ho sempre avuto un debole per la Tatangelo. Sì. Il carattere è molto grande. Sì. Due tette giganti. Dai, destra. Sinistra. Se lo di. Virginia, mi dispiace, sinistra. Fai un sacco ridere. Sei simpaticissima, sei Virginia, stupenda. Cioè, sei Virginia, una fregna atomica. Esce prima di quella della Formula 1. Sei meravigliosa, Virginia. Sei meravigliosa, ma Elodie è una dea. Sinistra.
Sinistra. Perché lui è quelle che conosce. Quelle che conosce, ma è, sì, esatto. Sinistra. Sinistra, sì. Sinistra. Anche se... Sta foto destra. È bruttissima della Leotta. Bruttissima, guarda. Sì, questa foto è brutta della Leotta. Ma perché le tette sembrano così grandi? È perché è incinta qua. Mamma ma mia. Ma perché ce l'ha anche. Ma tu pensa con il latte quanto cioè, sono grosse. È enormi. Ecco. Destra. Gli occhi del cuore. Bro, vado su Laura Torrisi. Perché sono maturo. Io non mi baso soltanto sul culo. Ma devi guardare gli occhi, guarda gli occhi, guarda gli occhi, non quelli sulla balaustra, quelli sopra. Sinistra. Miriam. Per me è destra. No, è Miriam. Per me è destra, bro. Guarda, Miriam anche solo. Siamo tre sinistra contro due destra. Miriam anche solo perché è riuscita a tirare avanti in quella merda di film che è Diabolik. Lei comunque lì non fa cagare. Chi vota Miriam? Entra. Uno, due, tre. Ragazzi. Destra. Sinistra. Sinistra. Addio Federica. Sinistra. Sinistra. Via gli occhi del cuore, no, finalmente. Sinistra. No, fra Elettra Lamborghini e Monica Bellucci. Ah, raga, che è stata votata Lamborghini contro la Bellucci. Sinistra. Ma per che pippate, oh. Cioè, è stata buttata fuori la Bellucci. Per me doveva uscire già dal turno precedente. Cioè, ma perché? Bellucci con la Lamborghini. A me non piace la Bellucci. Vabbè, ho capito. Ma che vuol dire? Vabbè, è un problema. Ma come fanno a non piacerti la Bellucci? Ognuno ha i suoi problemi. Perché? Ognuno ha i suoi problemi. Perché non la... Al momento non la trovo una bella donna. Al momento sì. Ho ma nel prime di vita, cioè lei è stata la donna. Nel prime di vita, allora, cioè, sai quante ne dovevamo salvare? Però, prima? Scusa. Ma tu metti la Bellucci nel prime di vita contro la Elettra Lamborghini ora, che è il suo prime. No. Bro, gli è spiccia a casa. Ma perché Elettra Lamborghini, porco due, te parla, te mette a ridere. Ma che parla, tipo, che io non so che devo fare oggi, che sono venuta a fare qua, che ma devo fare? Parla romano che è bolognese. Perché parla. Ah no, parla anche. È bolognese, parla spagnolo. Parla spagnolo, sì. Bellucci, va bene, vabbè. Ok. Che sta no, ero io che ho ringhiato. Destra. Forza Bologna, vai, che ci porta avanti Matilde. Michelle, sinistra. No. Eh sì. Sì. Eh no, perché la Nargi adesso è molto più bella della Hunziker. Ma sti cazzi di come è invecchiata. Ma sti cazzi, ma la Nargi adesso se me la metti davanti a nuda, io mi scopo la Nargi. Noi no, noi tutti sulla... Ah, è meglio così, noi andiamo tutti sulla Hunziker, va bene. Tutti quanti. Ma con chi sto a fare ste cose, regà? Sinistra. Oh, porco sinistra, Dio. Se uscirà mai questo video, nei commenti non va azzardata insulta a me. Io per tutti gli ufufu che ho fatto ho preso una marea di insulti. In tutti gli ufufu ho preso una marea di insulti. Se in questo prendo gli insulti io mi incazzo. Cioè, possibilmente non insultate, a prescindere. Sinistra. 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 Ma leviamoci sti canotti. Perché la sinistra, cioè Elodie vince. Bravo, ma sinistra. Ma che è il pesciarolo? Un attimo, un attimo, che sta caciara. Tu hai votato? E voi avete votato Melita. Cioè, porco Dio, ma voi siete scemi. Cioè voi avete fatto uscire Monica Bellucci per no, poi... No, io ho votato la Bellucci. Per me andava avanti la Bellucci. Tu chi hai votato? Io ho fatto questo... Tu sei scemo allora. Io Melita di Elettra Lamborghini. Tu sei psicopatico. Ma non la classifica di... Ma guarda... Melita Tognolo, Lamborghini, Bellucci. No. Ma non è... A parte che io non so manco chi sia quella a sinistra. Mai vista, mai sentita. Dovresti recuperare. Va bene. Però... Destra, sinistra... Sinistra. Sinistra, sinistra. Tocca a me. Vaffanculo Lamborghini. Visto? Tutta sta pippa mentale. Sinistra. Sinistra. Perché Elodie batte tutti. È incredibile. Guarda come vota la Hunziker adesso. No. Ti ho visto la partita. Impazzisco. Sinistra. Ciao Belen, è stato un piacere. Annalisa vince. Mi sa il match. No, oddio, in realtà finisce Annalisa. Sinistra. Miriam. E allora la votiamo senza troppe rotture dei coglioni. Ecco, io qua andrei a sinistra.
Voglio sapere quanto è simpatica secondo te Annalisa o Miriam Leone. Annalisa ha brutti piedi già e sono d'accordo. Però sai cosa? Che Annalisa vede lei che bacia lui, che bacia lei, e Miriam lo cercare. Fa. No, bro, ma poi sono più belli i miei dei piedi che quelli di Annalisa. Vai, Miriam Leone. Destra. Nelida, è stato bello. Oh, è stato finalmente. Sei molto simpatica. Sta venendo Dognolo. Mi passa fatica. Già che ragazzi, io lo sapevo che finiva così. Destra. Io lo sapevo che finiva così. Ma è Elodie, ovvio che sia Elodie. Oh, finalmente. Ma sì, ma dai, fra Miriam Leone, bravissima, stupenda, meravigliosa. Ma Elodie è una dea. Vabbè, io non voto, raga. Elodie. Io mi astengo. Elodie. Destra. Cioè, raga, oh, Elodie. Tu cosa preferiresti? Cioè, cosa perché preferisci? E non ti fa influenzare dal Fazzone, perché il Fazzone se taglierebbe una vertebra, penso. Ti sei fatto influenzare dal Fazzone. No. Il Fazzone si taglierebbe in braccio per Miriam Leone, lo sappiamo. Miriam. Raga, per me tra i due vince Elodie. Raga, io c'ho il culo a fronte. Ha vinto Elodie, ma è ovvio che vince Elodie. Ma che domande. Ha vinto Elodie. Annalisa è la prima. Annalisa è la prima, Diletta è la seconda. Ma perché in media, perché di media gli italiani non capiscono un cazzo. Miriam quarta, dai, ci sta.